Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video recensione che ho deciso di pubblicare non solo su YouTube ma anche su Instagram, perché mi sta piacendo un sacco l'algoritmo e il funzionamento di Instagram, in quanto ho capito che lì c'è gente talmente repressa in grado di giudicarti, criticarti, augurarti la morte anche solo per il semplice fatto che tu respiri in una maniera diversa dalla loro. Quindi grazie Instagram che ci ha fatto capire che se nel film di Marco Bocci non piove mai, perché a Torbella Monaca non piove mai, invece a casa, cioè fuori casa degli utenti Instagram piove sempre, proprio perché loro non hanno un attimo neanche per andare a sfogarsi in giardino, ma preferiscono stare al riparo dentro casa di insultare la gente. Detto ciò, partiamo con la recensione del film che ieri ho visto al cinema finalmente, ovvero A Torbella Monaca non piove mai, appunto. A Torbella Monaca non piove mai è un film di Marco Bocci con il quale lui ha fatto il suo esordio da regista. Allora, vi dico le mie considerazioni, molto probabilmente ci saranno degli spoiler, ma comunque nel momento in cui io capisco che ciò che vi sto per dire non è tanto dramma quanto spoiler, vi avviso, perché 3 secondi prima di dirlo urlerò spoiler, capito? Quindi quando voi sentite spoiler togliete il video e andatevi a guardare il film. Perché ho deciso di andare a vedere questo film al cinema? Perché io sono di Torbella Monaca. Cioè, nel senso, io abito proprio a 4 minuti da Torbella Monaca. In realtà io non pensavo fosse un problema, non lo penso tuttora. Ci sono degli aspetti di Torbella Monaca che non conosco neanch'io, e penso che il film di Marco Bocci voglia proprio far capire questo. Ovvero, non è detto che chi abita a Torbella Monaca debba necessariamente essere un criminale, o in qualsiasi modo voi vogliate descriverlo, definirlo o comunque giudicarlo prima di conoscerlo. A tutti, almeno una volta nella vita, è capitato di avere dei pregiudizi. Io in realtà non pensavo di essere una persona di quelle che, non so, uno mi vede e dice oddio, è di Torbella Monaca, manco me ci avvicino. L'ho scoperto in quinto superiore. È venuto nella mia scuola un insegnante di spagnolo che il primo giorno era molto freddo e rigido, poi col passare del tempo ci ha rivelato che il motivo per il quale prima era così freddo era che, perché lui veniva dal centro, come se al centro non ci fossero cazzi del genere, e tutti gli parlavano male della nostra scuola. Premesso, vabbè, ormai ve lo dico perché tanto chi è di Torbella Monaca lo sa, ma ormai, cioè, potrebbe saperlo anche chiunque voglia andare a farsi una ricerca approfondita sul film di Marco Bocci. Io sono andata alla scuola Edoardo Amaldi di Roma, mi sono diplomata lì, ho fatto il liceo linguistico, e infatti la scuola Edoardo Amaldi di Roma è anche il commissariato nel film di Marco Bocci. Questo professore che veniva dal centro e che tra l'altro io adoro, e se guardi questo video, professore, perché non accetti la mia richiesta su Instagram che ti ho fatto di male perché so di Torbella Monaca? In quel momento io ho capito proprio che la gente c'ha tanti pregiudizi e non è neanche colpa sua. Purtroppo se attorno a noi abbiamo un muro di gente, una massa che pensa sempre la stessa cosa, difficilmente noi riusciamo a differenziarci da quelle persone che pensano male di una determinata cosa, e quindi ci mischiamo alla massa, proprio come quello che perché quella cosa fa figo, perché fuma fa figo, pia e va a fumare perché lo dicono gli altri. Però devi capire le circostanze, le dinamiche di un posto per riuscire a giudicarlo e a generalizzare, perché secondo me Torbella Monaca non è un posto che si può generalizzare in quel modo. Cioè, non è colpa mia se io nasco a Torbella Monaca. A Torbella Monaca, come in molte altre parti d'Italia, ci sono tanti cavoli, ci sono tanti picci. Comunque mi è piaciuto il fatto che Marco Bocci non abbia sottolineato certi aspetti di Torbella Monaca per i quali Torbella Monaca appunto è così conosciuta da molto tempo, ma anzi Marco Bocci ha voluto evidenziare quello che in un ambiente che tutti considerano uguale, in un ambiente che uno viene da fuori, gira l'angolo a Torbella Monaca e dice oddio che schifo, ecco, ho passato il confine da normalità ad anormalità e qui non sono più al sicuro. Questo film cerca di farci capire che il pericolo sta ovunque e che la normalità sta ovunque, quindi non è che un posto è soltanto una cosa. Un posto può essere definito da tante cose e da tante persone che lo abitano. Fino ad adesso non vi ho spoilerato nulla di questo film, però vabbè, ci tenevo comunque a darvi le mie considerazioni, perché appunto io sono molto vicina a questo quartiere, e siccome io studio cinema e ultimamente c'ho un botto di cose da fare, non ho avuto l'opportunità di andare a vedere il film di Marco Bocci il giorno stesso che è uscito, il 27 novembre, anche perché nei cinema vicino casa mia
non esiste questo film, non capisco perché, quindi me ne sono dovuta andare un po' più in culonia. Mi fa piacere parlare di una cosa che in pratica mi appartiene, perché ripeto, io non pensavo, ma la gente non è colpa della gente stessa, però è ottusa molte volte. Ho frequentato anche un'altra accademia di cinema lo scorso anno, in cui molto spesso si discuteva sul fatto che se una persona nasce a Tor Bella Monaca significa che educherà il suo figlio in un determinato modo, e che se tu sei di Tor Bella Monaca vuol dire che picchi tuo figlio e sei un po' più, insomma, c'hai l'indole più pazza di tutti gli altri. Io non sto insultando nessuno, però dire no, quel ragazzino è dei Parioli quindi la madre non lo mena, invece l'altro ragazzino è di Tor Bella Monaca quindi la madre gli tirerà 30.000 ceffoni al giorno, secondo me questa cosa non ha proprio senso. Cioè tutto dipende dalla famiglia in cui cresci, dagli ambienti che poi frequenti, dalle strade che scegli di prendere per, insomma, per tua volontà. Non è che tira aria strana a Tor Bella Monaca. Sì, a Tor Bella Monaca ci stanno, ripeto, tanti cavoli, e l'aria strana sicuramente tirerà. Però voglio dire, se io che ci sono passata praticamente ogni giorno non sono stata contaminata, significa che non dipende tanto dall'aria che gira quanto da me. Cioè se io voglio intraprendere il mio percorso, la mia strada, non è che la gente, soltanto perché io cresco a Tor Bella Monaca, mi deve etichettare come quella di Tor Bella Monaca sta moglie lontano. Quindi a Tor Bella Monaca non piove mai vuole farci capire, secondo me, che tu puoi essere anche un dipendente che deve andare a montare la fibra a casa di uno che abita in una palazzina di Tor Bella Monaca. Insomma, cosa ci passa là la fibra? Poi io non ce l'ho, cioè a volte ho fregato quella di quello di so, lasciamo sta. Mi sento molto come Mauro del film in questo momento, però non finirò la frase che riguarda il mio furto di fibra, che ovviamente non uso più perché me l'hanno chiusa, prima la password era aperta, quindi vabbè, uno ne approfitta, no? Perché devi pubblicare 24 minuti di video al giorno, allora dici vabbè, io c'ho quella lenta, lui c'ha quella veloce, uso quella. Vabbè, sì, ok, sono di Tor Bella Monaca, scusate. Se uno viene a montare la fibra in una palazzina di Tor Bella Monaca, prima di entrare penso, oh santo Dio, qua mi ammazzano tutti, qua chissà che cazzo mi succede, però poi entri e capisci che lì dentro c'è gente normale, che non è tutta gente uguale, non siamo tutti uguali. Fossimo stati tutti uguali, ma sapete che noia al mondo? Ho pianto nel momento in cui Romolo, il fratello ex criminale, si costituisce sapendo che in realtà la persona che ha fatto il danno e che ha rubato alla mafia cinese non è che il fratello più buono. E a quel punto ho pianto perché ho un conoscente, un amico d'infanzia che ho sentito dopo molti anni. Questa cosa ve la dico senza darvi troppi dettagli. Questo mio compagno mi ha rivelato che sua mamma sarà lontana da lui per altri 13-14 anni, perché purtroppo ha fatto delle scelte di vita sbagliate. Però quello che vi voglio dire è che io non riesco a non sentirmi in empatia con una persona che soffre, soprattutto se ho voluto bene a quella persona. Quindi, non lo so, a Tor Bella Monaca ci possono pure essere dei criminali, ok? Però non si tratta di persone non in grado di sentire, di provare emozioni. Da quella parte c'è comunque un cristiano, o ateo, che ha un genitore distante, che ha un fratello distante, come Mauro, vede Romolo che se ne va di nuovo in galera, E come fai a volergli male? Cioè io non riesco a voler male a queste persone, sarò strana io, però non pensate che tutti siano uguali, perché in ogni posto ci sono persone strane, persone che hanno sbagliato, persone che continueranno a sbagliare. Alla fine sbagliamo tutti, non allo stesso modo, non allo stesso livello, però siamo comunque esseri umani e le emozioni sono fatte per tutti. Cioè, abbiamo tutti delle emozioni e forse le emozioni sono praticamente le uniche cose che ci rendono tutti uguali, e quindi bisogna tenersele strette, perché la mia sofferenza per una perdita è la stessa sofferenza di una persona di Tor Bella Monaca per un'altra perdita sotto un altro punto di vista, perché gli viene allontanato un familiare e messo in carcere, che tra l'altro qua ci stanno i carceri. Praticamente al carcere femminile non si possono manco ricevere chiamate o visite. Conosco gente che deve necessariamente scrivere per email alla mamma perché il carcere non permette di fare chiamate. Da una parte non so, avranno paura che vengano organizzate determinate cose. Io ripeto, queste cose sono sbagliatissime.
però bisogna anche parlare mettendosi nei panni di chi sbaglia. Questo penso sia il senso del film. Poi il mio ragazzo mi ha detto che il termine a Torbe la Monaca non piove mai è ripreso da una parte del film in cui il barista dice piove quando entrano i poliziotti, come per avvisare i ragazzi che si stanno organizzando, no, per questa rapina. Io da prima di vedere il film ho pensato che secondo me il titolo è questo: a Torbe la Monaca non piove mai, perché nonostante tutto, nonostante le difficoltà, le cazzate, gli sbagli, gli errori, nel film hanno sorriso sempre, si ride sempre, cioè ognuno c'ha la sua vita, c'ha il suo posto, c'ha la sua routine per sua volontà o per volontà di una famiglia in cui è cresciuto, di un posto, c'ha un'etichetta in fronte dovuta purtroppo al posto, al luogo in cui è nato, però comunque deve sempre trovare un modo per sorridere. Mi piace un sacco la fotografia, i colori, a parte alcuni momenti in cui la camera faceva così, però capisco, perché immagino siano pesanti. Magari un giorno, quando qualcuno mi inviterà su un set, vi farò sapere anche quanto pesi una macchina da presa. Poi chi lo sa. Speriamo, fatemi un in bocca al lupo. Se volete, nel video su Instagram taggate qua sotto Marco Bocci per fargli ascoltare la mia recensione. Vi si ama, ciao!